Via si parte, iniziata Monza, Juventus e della Juve a manovrare il primo pallone di questa sfida. Il difensore brasiliano Kostic va a cercare però direttamente la profondità, attenzione al contatto e calcio di rigore, calcio di rigore. Parte Vlahovic, Di Gregorio, ancora Vlahovic, due volte Di Gregorio, due volte Di Gregorio. Nicolussi, palla al centro, Adrien Rabiot ci porta avanti 1-0 al dodicesimo minuto. Di Rabiot ha segnato la Juve. Traiettoria perfetta di Nicolussi Caviglia, che trova anche il suo primo assist con la prima squadra. E il colpo di testa di Rabiot è perfetto, prende il tempo in maniera perfetta Gagliardini e la mette sotto la traversa. Kostic, palla al centro verso Alexandro, una sponda per Gatti, palla sopra la traversa, a un passo dal raddoppio la Juve con Federico Gatti. Ancora Dusan in mezzo a tre, va al centro ancora verso Gatti, poi Rabiot, Di Gregorio se la ritrova lì, fortunato in questo caso il portiere. Con attenzione difende, attenzione però qui allo spazio per Pessina, che va a calciare con il sinistro, la controlla con lo sguardo Szczęsny da fuori. Carboni va per vie centrali, il pallone finisce in porta, non c'è stata nessun'altra deviazione. McKennie per Rabiot, insiste su Dani Mote, va via, la palla al centro per Gatti, ancora lì Gatti, Gatti, Federico Gatti, torniamo avanti al 94esimo minuto, Di Rabiot ancora una volta con Federico Gatti, 1-2, è fortunato perché il pallone resta lì, e allora forte, sotto la traversa, l'urlo, la grinta di Federico Gatti che ci porta di nuovo avanti, porta avanti la Juventus. Per la seconda volta in questa partita siamo avanti noi. Eccolo qui a esultare con i suoi tifosi, con il suo popolo. Alexandro di testa, poi Carboni ci prova da lontanissimo. Mamma mia, che cosa ha provato Carboni. E non c'è più tempo. 97-52 sul cronometro. La Juve porta a casa tre punti pesantissimi, pesanti come macigni.